Ciao a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlo di un'esca molto particolare, un incrocio fra tante esche già presenti, il jig, il crank e c'è anche in mezzo un po' di spinnerbait. Che cos'è? Che cos'è? È il chatterbait, questa esca molto particolare, molto strana, di cui andremo a parlare in questo video. Intanto vediamo come è fatto il chatterbait. Allora, ha fondamentalmente il corpo di un jig. Vedete che ha la testina, ha il ciuffetto dietro ed è praticamente un jig. Cosa cambia? In testa a questo jig abbiamo messo una paletta con un moschettone dove noi andremo poi a legare il filo. Quindi praticamente il nostro filo partirà di qua e la nostra esca si muoverà in maniera orizzontale, esattamente come uno spinnerbait. Quindi è per questo che vi dico che il chatterbait mette insieme, secondo me, tre esche. Sicuramente un jig dalla forma, sicuramente il crank dalle vibrazioni che fa, questa paletta sposta veramente molta acqua e in canna si sentono vibrazioni molto simili al crankbait. Per quanto riguarda lampi di luce e per quanto riguarda colorazione e movimento, assomiglia molto allo spinnerbait. Come il jig, il chatterbait va abbinato fondamentalmente a un trailer. Dobbiamo mettergli un trailer, altrimenti sembra un jig nell'acqua ed è poco attrattivo, è poco bello da vedere e può attirare pochi pesci. Invece con un piccolo trailer diventa tutta un'altra cosa. Intanto posso mettere magari una doppia codina molto piccola, quindi possiamo inserirla in questo modo e avere il nostro chatterbait fatto in questo modo, con le due zampettine che quando vibrano, oltre alla vibrazione della paletta, c'è anche la vibrazione delle due codine. Oppure possiamo montare magari uno shad con una codina riccia, ad esempio come questo. Noi lo montiamo sul chatterbait, tac, eccolo qua fatto, quindi abbiamo sia la vibrazione della paletta e sia la vibrazione della coda dietro, che in questo caso è una coda riccia e assomiglia molto bene allo shad. Ovviamente il chatterbait non è solamente nella colorazione bianca e nella colorazione shad, ma è anche nella colorazione gambero, ad esempio, come potete vedere. Allora qui noi possiamo andare a montare tranquillamente un gambero come trailer, no? Possiamo andare ad abbinare tranquillamente un gambero come, che ne so, un piccolo gamberetto con le codine vibranti, anche lui per dargli delle vibrazioni molto particolari. Come vedete, il chatterbait è estremamente polivalente, è un'esca che è molto popolare in tantissimi periodi dell'anno. Io in particolare lo utilizzo in primavera e in estate. In primavera perché è un boccone molto voluminoso, che fa tante vibrazioni e porta l'attacco anche di pesci di dimensioni molto importanti. In estate perché? Perché in estate tendo a utilizzare meno lo spinnerbait e molto di più il chatterbait. Il chatterbait resta molto di più nella strike zone. Quando voi recuperate il chatterbait e iniziate a recuperare con la vostra canna, di solito io vado a utilizzare la stessa attrezzatura che uso per lo spinnerbait, la uso anche per il chatterbait. Quando inizio a recuperare e sento queste vibrazioni continue, mi viene da aumentare la velocità, ma il chatterbait resta sempre lì, fa molto attriti in acqua. Questo è il motivo per cui, secondo me, in estate rende più dello spinnerbait. Lo spinnerbait in estate arriva molto veloce, si sposta molto rapidamente, soprattutto quelli leggeri, mentre invece il chatterbait, anche un 3/8, tende a restare tantissimo tempo in una strike zone. E in estate, quando il pesce è un pochino letargico per il troppo caldo, il chatter, rimanendo di più nella strike zone, ci dà più possibilità di cattura. Inoltre lo utilizzo spesso in estate perché è molto più facile da skippare che lo spinnerbait. Lo spinnerbait è molto complicato da skippare, mentre invece il chatterbait è più facile. Quindi mi piace a me skippare sotto le cover, in particolare nella stagione estiva, e chatterbait è una di quelle esche che mi permette di fare questa cosa, anche perché ha la testina del jig che è piatta, quindi come potete vedere, essendo la testina piatta, riesce ad avere questo saltellamento sull'acqua molto più accentuato. In alcuni chatter, come questo
che è la AD di Tenfi Thunder, come avete visto il disegnatore ha messo una palettina aggiuntiva. Praticamente ha messo un'antialga molto simile a quello dello Spinnerbait e in punta ha messo una piccola palettina colorato per amplificare i lampi di luce e i flash di luce. Ovviamente il Chatterbait non fa gli stessi flash di luce dello Spinnerbait, lo Spinnerbait ha più palette e più grandi dimensioni, quindi tende a fare molti lampi di luce, mentre invece il Chatterbait ne fa un po' meno perché ha semplicemente una paletta e anche più piccola. Quindi questa piccola paletta aggiuntiva che in alcuni chatter viene montata serve appunto per fare più flash, più vibrazioni. Quando usare il chatter? Primavera sicuramente. Primavera è un boccone molto voluminoso e aiuta i pesci grossi a intercettare questo boccone voluminoso e quindi ad attaccarlo. Fa vibrazioni molto particolari e resta tanto tempo nella strike zone. Tutte cose che aiutano a catturare big bass. Ottima anche d'estate perché riesco a skipparla sotto le cover, perché la faccio stare molto tempo nella strike zone e ci permette di sondare delle zone che con l'esca di razione difficilmente riusciremo a sondare. Col chatter si può skippare sotto i pontili, in mezzo agli erbai, sotto gli alberi, si può skippare in tantissimi posti. L'attrezzatura da usare, l'attrezzatura che utilizzo è quella dello Spinnerbait, quindi una canna dai 6,6 se devo skippare sotto le cover e fare lanci molto precisi, 6,8 e 7 se vado a pescare in laghi grandi, devo battere molta acqua, pescare sassaie, lanciarlo intorno agli alberi, eccetera, 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 quindi dai 6,6 ai 7. Diciamo che come potenza dobbiamo stare al di sopra dei 3 quarti, quindi dai 3 quarti in su, dipende il chatterbait che noi andiamo a lanciare. Ci sono chatterbait anche da 3 quarti, quindi è ovvio che una canna da un'oncia o da un'oncia e mezza per pescare a chatter sicuramente è indicata. Azione, fast, ovviamente power, medium heavy, difficilmente heavy. Tenetevi con gli stessi paragoni che avete con lo spinnerbait. Per quanto riguarda il filo, si può alternare sia nylon che fluorocarbon. Se si pesca intorno a ostacoli o si pesca sul fondo, quindi intorno a sassi, alberi sommersi, è meglio il fluorocarbon perché ci trasmette di più l'ostacolo e riusciamo a uscire appunto da questo ostacolo in maniera più serena e più tranquilla senza andarci a incagliare. Se invece usiamo il nylon è più sordo, quindi difficilmente ci fa sentire gli ostacoli e qualsiasi cosa che noi colpiremo andiamo a ferrare. Se andiamo a ferrare ci incagliamo. Il chatterbait è un'esca che si pone abbastanza bene agli incagli perché non ha le palette come lo spinner davanti che protegge l'amo, quindi ha semplicemente questa antialga in alcuni chatter, non in tutti, e l'unica cosa che protegge un pochettino è la paletta frontale, che però facendo questo movimento tende a non coprire moltissimo il chatterbait. Come recuperare il nostro chatter? Allora, il recupero classico che io vado a fare è quello di lanciarlo vicino alle cover e di fare un recupero medio lento. Mi piace proprio sentire tante vibrazioni e lasciarlo tanto tempo lì nella strike zone, soprattutto abbinato a trailer di dimensioni importanti come uno shaddone che fa anche un bel volume in acqua. Lasciandolo molto lì do tutto il tempo al bass di intercettare l'esca e di andarla a catturare. Quindi i miei recuperi che utilizzo di solito sono medio lento, costante, a mezz'acqua come uno spinnerbait intorno agli ostacoli. A volte però può essere anche recuperato molto vicino al fondo, appunto con un jig letteralmente a sali scendi, oppure recuperato costantemente sul fondale facendogli sentire tutte le asperità e per andare a intercettare un pesce che sosta a grande profondità. Difficilmente lo va a utilizzare a folle velocità a galla come faccio a volte con lo spinnerbait, comunque tendo a recuperarlo sempre appena sotto il pelo dell'acqua, in particolare se ho dei grandi erbai. Se ci sono degli erbai contro la riva, delle zone di erba che partono dalla riva ed escono fuori fino a 4-5 metri, passo col chatterbait sopra all'erba e quando vedo qualche buco ci passo in mezzo e mi fermo un attimo per far scendere il chatter, per ricominciare immediatamente. Possiamo recuperarlo a yo-yo, possiamo recuperarlo letteralmente a swimming jig come un jig. Insomma, dobbiamo prendere tutti gli recuperi che noi facciamo con lo spinner, con il crank e con il jig e li mettiamo tutti insieme e proviamo a mixare la cosa. Ora vi faccio vedere una serie di catture che ho fatto nel villaggio in Sardegna e ho pescato praticamente tutto il giorno a chatterbait, semplicemente variando i recuperi. Quindi guardatevi questa bella serie di catture. Se avete delle domande scriveteli qua sotto nei commenti, ovviamente mettetevi piace se vi è piaciuto il video, cliccate sopra la campanellina per restare sempre attivi e ovviamente iscrivetevi al canale. Come sempre ragazzi ci vediamo sui social, in particolare su Instagram, tutti i giorni con delle storie per darvi qualche piccolo consiglio per catturare qualche pesce in più, adesso anche su TikTok per farci qualche risata insieme e non dimenticate mai il canale Telegram dove ci sono tutte le offerte delle esche e delle novità che mi arrivano dalle aziende con cui collaboro e che sono all'interno dei negozi italiani. Vi aspetto e in bocca al bass!
c'è un sacco di vibrazioni. C'ha la paletta davanti che vibra, poi puoi mettere i trailer che vibrano dietro, fa un bel bocconcino fatto per bene, ha un sacco di vibrazioni, quindi in acque velate è perfetto. Lanci lunghi e mettere un trailer anche a taglia metà beta senso. Sì, in quest'acqua qua sì, però poi non ci riesce a mettere il trailer hook. Quindi non lo metto mai. Vedi qua la differenza? Cioè taglia a metà la punta, così passi sia dall'acqua profonda, perché di là ci sono 10 metri, fino alla riga della punta dove ci sono 4-5 metri. Noi siamo in 5 adesso, probabilmente potremmo anche catturare qualche pesce qua, potremmo allontanarci un peletto. Canna lunga, il chatter, così lancio molto lontano.